Forgiati nell'altro mondo, sei tesori egli possiederà. Sopra la sua testa la corona vedrà ogni cosa, e in occhio aperto sarà la rovina del genere umano. E quindi egli cavalcherà sul mondo, e lì i 4 saranno uniti in uno, e 5 saranno le armate del fato. Allora il mondo saprà che l'ultima guerra ha avuto inizio. Con l'arrivo della fine emergerà un bambino. La rabbia sarà il suo cibo e il sangue il suo vino. Dalle terre conquistate emergerà un campione. La malattia sarà la sua rovina e la sua salvezza divina. Il figlio di un re sarà il prescelto. Si crogiolerà nel potere e glorioso sarà il suo nome. E con la fine dei tempi il vecchio cadrà per mano del nuovo. Salve a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Storie dal Vecchio Mondo. Anche questo episodio è dedicato al cattivo più cattivo di tutti, Archaon Everchosen. Come dicevo nella scorsa puntata, alla fine di tutto un contorto piano diabolico, Be'lakor inizia ad architettare la sua rivincita nei confronti degli dei del caos. Per farlo, torna indietro al momento della nascita di un bambino che sarà destinato a cambiare, in peggio ovviamente, l'intero mondo di Warhammer, ossia Archaon Everchosen. Era una notte buia e tempestosa in un piccolo villaggio della Nosca settentrionale. Un'incursione di predoni si avvicina ad un villaggio. Di solito gli uomini morti in battaglia, quindi era nelle desolazioni del caos, soprattutto quelli a confine con l'impero, era molto probabile che una volta che una spedizione venisse sconfitta, poi i vincitori assalissero il villaggio degli sconfitti facendo razzie, uccidendo, depredando e ovviamente violentando anche le donne che erano lì nel villaggio. In quella sera un predone normanno particolarmente ubriaco sfonda a calci una porta di una casa, trascina via una donna, si approfitta di lei e subito dopo la uccide. Ovviamente questa storia sarebbe finita lì, non sarebbe successo niente. Se non che in quel momento Be'lakor decide di intervenire. Dopo che il normanno ha finito di abusare della donna, uccide il normanno e lascia la donna vivere. Quella donna e il bambino che porta in grembo saranno destinati a portare alla distruzione nel mondo di Warhammer. Nasce un bambino. Quel bambino, ovviamente, con la distruzione del villaggio i sopravvissuti si trasferiscono nelle terre dell'impero. Quel bambino viene piano piano introdotto all'interno di quella che era la realtà nobiliare dell'epoca e messo a servizio di un signorotto locale, il quale ovviamente gli fa portare la sua spada, gli fa serrare il suo cavallo, lo addestra a quelle che sono le mansioni di un cavaliere dell'impero. Il bambino, in molteplici occasioni, questo è un dato da non poco conto, va incontro, quasi come se il destino si accanisse nei suoi confronti, va incontro spesso e volentieri a delle fini orribili. In alcune circostanze, infatti, accompagna il cavaliere all'interno di una radura, vengono assassati dai lupi e vengono entrambi sbranati. Ovviamente anche lì Be'lakor riavvolge il tempo e fa in modo che soltanto il cavaliere rimanga vittima di quell'agguato, passando in consegna ad Archaon il destriero Oberon e la spada, che simboleggiava appunto l'appartenenza di un cavaliere ad un ordine cavalleresco. Il giovane Archaon quindi, o meglio, il giovane Dietrich Kastner, come inizia a farsi chiamare prendendo il nome del cavaliere ucciso, inizia ad essere una delle spade prezzolate al servizio dell'impero. Combatte in diverse battaglie, si fa notare, è un cavaliere che, diciamo, con le sue doti ci sa fare, anche per il fatto che ovviamente non muore mai, perché nel momento in cui muore lui non lo sa, ma noi sì che abbiamo la possibilità di conoscere la storia di questo personaggio, quindi sappiamo come si muovono tutti, noi lo sappiamo. Ogni qualvolta Archaon muore in duello, in battaglia, viene riavvolto il tempo e l'evento che gli causa la morte viene evitato. Serve perché Be'lakor, che ormai è libero di agire a suo piacimento, non più richiamato alla pazzia, cerca di prevenire che il suo principale campione muoia troppo presto prima di compiere il suo destino. Viene notato appunto dagli esponenti del clero sigmarita, soprattutto paradossalmente per la tenacia con la quale combatte gli uomini bestie e i seguaci del caos che infestano le foreste del Darkblood. Viene selezionato e introdotto a quelli che sono l'ordine dei Templari di Sigmar. I Templari di Sigmar, a differenza di ordini, diciamo, laici monastici come la Guardia del Reik, hanno la duplice valenza di essere cavalieri templari, quindi assoggettati alla fede di Sigmar, all'autorità del tempio di Sigmar, e di essere a loro volta ferventi seguaci del culto sigmarita. Sigmar, inutile dirlo, è la divinità principale dell'impero, il dio guerriero che ha fondato l'impero degli uomini. Piccola parentesi, Sigmar durante una delle sue battaglie uccise Morkar, che era il primo prescelto eterno del caos, il primo umano dell'impero, quindi sopravvissuto alle guerre contro il caos, che aveva giurato fedeltà agli dei del caos e che era stato appunto incoronato. Su questo ci torneremo dopo, perché Morkar tornerà nella nostra storia. Praticamente viene selezionato da questi, come dicevo, viene selezionato da questi inquisitori e introdotto al clero sigmarita. Diventa dopo breve tempo uno dei membri influenti dell'ordine e inizia la sua scalata al potere. Ovviamente il potere è limitato a quello della chiesa di Sigmar. Mano a mano che va avanti col suo apprendistato, gli vengono rivelati sempre più segreti e ha accesso a librerie sempre più proibite, perché nell'impero tanta conoscenza, soprattutto quella che riguarda gli dei del caos, viene strettamente tenuta sotto controllo affinché le popolazioni civili non sappiano in realtà del pericolo enorme che c'è al nord, ossia un enorme esercito di seguaci degli dei oscuri che è in procinto di calare sul mondo degli uomini e porre fine una volta per sempre al mondo di Warhammer. Questa cosa, per il quieto vivere delle civiltà umane, viene strettamente tenuta sotto controllo. E i Cavalieri di Sigmar sono uno dei pochi ordini che custodisce reliquie piuttosto che manoscritti che parlano dei poteri perniciosi. Archaon piano piano ha accesso a questa conoscenza, fino a quando, in una libreria segreta della cattedrale di Sigmar, scopre il libro della divinazione celeste di Gaspar Battista Necrodomo. Una piccola curiosità: la profezia della fine dei tempi è stata dettata a un necrodomo ormai morente dallo stesso patrone oscuro. Quindi in quel momento una parte del piano che era stato ordito centinaia di anni prima viene in essere e Archaon scopre delle verità inquietantissime. La prima verità che Archaon scopre è che il dio guerriero a quale aveva consacrato la sua vita, nel nome del quale uccideva i seguaci degli dei oscuri, è una finzione. Non vorrei scioccare chi segue questa pagina, che sicuramente è avvezzo a quello che è il background del mondo di Warhammer, ma Sigmar non è una divinità, ma è altresì un umano che è stato deificato da parte delle comunità imperiali subito dopo la fondazione dell'impero. Sigmar infatti viene riconosciuto come fondatore dell'impero, il dio uomo, proprio in quanto non è mai stato un dio, ma è semplicemente un uomo che il fervore collettivo, se vogliamo, è elevato al rango di divinità. Ovviamente questa cosa Dietrich Kastner non poteva ancora saperla, in quanto poi effettivamente Sigmar diventa un dio, perché se gli dei del caos si nutrono di emozioni, il pensiero collettivo di una grande massa di persone è in grado di conferire ad un individuo nel mondo di Warhammer impregnato di magia delle caratteristiche che possono essere assimilate a quelle di una divinità. Dicevo, Dietrich Kastner scopre questa aberrante verità, che il dio nel quale ha creduto altro non è che un uomo, e che gli unici veri grandi poteri che governano il mondo di Warhammer sono in realtà i quattro poteri perniciosi, gli stessi quattro poteri che cercano disperatamente di distruggerlo. In quel momento scopre della profezia di un certo Archaon che sarà destinato a guidare gli eserciti del caos nell'ultima grande guerra. Allora il mondo saprà, quando Archaon arriverà sul mondo, che l'ultima guerra ha avuto inizio. E cosa contraddistingue il Precetto Eterno? Il Precetto Eterno possiede 6 oggetti, 6 cose che lo identificano come il consacrato di tutti quanti gli dei oscuri. Ovviamente Archaon legge cosa sono questi oggetti, io ve li racconterò nel dettaglio nella prossima puntata, ma vi posso semplicemente anticipare che ognuno di questi va a comporre quello che Games Workshop, nella sua catena di miniature, ha prodotto come Archaon. Dietrich Kastner, a questo punto, si lascia alle spalle il suo mantello di templare, mette a ferro e fuoco la libreria, dà alle fiamme il libro di Necrodomo, in modo che soltanto lui possa ritrovare dove sono posizionati questi 6 oggetti, e parte per la sua avventura. Ovviamente questa cosa non passa inosservata ai cacciatori di streghe, cioè sanno che qualcuno ha letto il libro di Necrodomo, e in particolare il grande teogonista lascia scritto, ovviamente non il grande teogonista all'epoca di Karl Franz, siamo un po' prima dell'epoca di Karl Franz, il grande teogonista segnala che qualsiasi inquisitore si trovi ad avere a che fare con questo Archaon o i suoi 2 arcilettori hanno l'ordine esecutivo di ucciderlo a vista, perché non possono permettere che questo individuo completi la sua missione diventando l'avatar degli dei del caos. Ovviamente anche in questo caso noi lo sappiamo, loro no, non sanno che c'è un potere ben più grande dietro Archaon che guida i suoi passi e gli evita, diciamo, diversi finali orribili come quelli che vedremo poi nel corso del proseguo della storia. Archaon a questo punto raduna una piccola banda di seguaci, tra cui una ragazza che, diciamo, è una delle poche persone che rimarranno con Archaon fino alla fine, fino a quando lui completerà la sua trasformazione e sarà incoronato dominatore della fine dei tempi. Questa ragazza accompagnerà Archaon nonostante tutto, si innamorerà perdutamente di lui fino alla fine della sua avventura nei regni del caos. All'inizio Archaon è anche dubbioso nei confronti di questa ragazza, una sacerdotessa sigmarita che lui fa prigioniera nella sua fuga attraverso il tempio, che porterà con sé fino alla fine, senza sapere che anche questa ragazza altro non è che l'ennesima misura di sicurezza che Be'lakor ha posto in essere affinché il suo campione raggiungesse il grado di prescelto eterno. Ovviamente, apro una piccola parentesi, Be'lakor non ha intenzione di consentire che Archaon diventi prescelto eterno. Essendo un suo strumento, Archaon l'unica cosa che dovrà fare è raccogliere tutti i tesori per lui, visto che lui non può farlo, non può toccarli, e all'ultimo secondo disponibile prendere il possesso di Archaon e diventare il gran maresciallo delle armate del caos e distruggere il mondo di Warhammer, dimostrando agli dei del caos che in realtà non c'era nessun bisogno di mettere in mezzo 6 campioni del caos diversi, ma che lui, il solo e unico vero campione del caos, potesse comandare e distruggere il mondo di Warhammer a suo piacimento. La vendetta perfetta, diciamo, se vogliamo. Archaon parte e va alla ricerca dei tesori degli dei del caos. Gli oggetti per il quale Archaon parte nella sua avventura sono il marchio, l'armatura, il destriero, la spada, l'occhio e l'elmo. Sono i 6 oggetti che nel corso dei millenni gli dei del caos hanno elargito ai loro campioni per dimostrare che essi sono degni dei loro favori. Qualora un mortale dovesse riuscire a riunire tutti e 6 gli oggetti, a questo punto si dimostrerebbe degno di affrontare l'ultima prova e di diventare il Precetto Eterno. Archaon a questo punto, dopo aver letto la profezia di Necrodomo, parte dalle terre dell'impero e si dirige a nord, perché ha bisogno di recarsi nel primo luogo che conserva il primo dei tesori, ovvero sia, facendo un piccolo spoiler di quello che sarà la puntata successiva, l'altare della suprema oscurità nelle terre gelide del Nagaroth, dimora degli Eliti Oscuri. Ma questo, insieme alla ricerca degli altri tesori, ve lo racconterò nella prossima puntata. Nuovamente, se avete domande, se avete dubbi, perplessità sulla storia di questo personaggio e soprattutto sulle interazioni che questo personaggio ha avuto nel mondo di Warhammer, fatecelo sapere commentando il video. Se vi è piaciuto condividetelo e fateci sapere cosa ne pensate sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata!